Fai molta attenzione a riconoscere questi segnali. Ci potrebbe essere una ragazza che aspetta solo che tu vada a conoscerla. Il corpo di una donna non mente mai. Le donne sono bravissime a farti credere quello che vogliono attraverso le parole. Ma tu ricorda sempre di togliere l'audio e di guardare il loro linguaggio del corpo. Una donna interessata potrebbe non dirtelo direttamente a parole, ma tradire le proprie intenzioni attraverso il linguaggio del corpo. Ecco perché è assolutamente necessario che tu impari a leggere quelli che sono i segnali di interesse attraverso il linguaggio del corpo. Altrimenti potresti perdere per l'ennesima volta l'occasione di conoscere quella ragazza che ti piace. Ma se guardi questo video fino alla fine, non succederà più. Immagina questa scena. Entri nel locale o nella discoteca e lo vedi. Il morto di figa medio all'angolo del locale col suo drink in mano e i suoi compari al fianco. E guarda ogni essere femminile che respiri in quella discoteca. E la guarda insistentemente con quella fame, con quella voracità. E qualsiasi donna in quella discoteca non lo degna di uno sguardo. Perché le donne, se non provano interesse per un uomo, non lo guardano neanche lontanamente. Pertanto, se vedi che una donna ricambia il tuo sguardo e lo sostiene, significa che hai quantomeno attirato la sua attenzione. Non vuol dire che tu l'abbia già conquistata, ma sicuramente vuole sapere di più su di te e magari anche conoscerti. Ma tu devi agire, amico mio, perché l'errore che commette il 99% degli uomini è quello di guardare una donna, lei li riguarda, loro la guardano, lei li riguarda e poi non fanno niente, restano inattivi, restano fermi fino a che un uomo arriva, la approccia, la conosce e se la porta via. E l'uomo medio classico rimane col drink in mano guardandola andare via. Loser! Altro scenario. Hai appena incrociato lo sguardo con una ragazza e da quel momento la trovi sempre nella tua zona di prossimità. Vicino al tuo tavolo mentre sei con i tuoi amici, al bar mentre stai andando a prendere da bere e la vedi sempre intorno a te. E pensi, cazzo vuoi? No, non lo pensi, pensi, ma cosa vorrà da me? Sembra quasi che lo stia facendo apposta. Ebbene, amico mio, lo sta facendo apposta. Ma qual è l'obiettivo di una donna che si comporta in questo modo? È semplice, amico mio. Vuole attirare la tua attenzione, vuole farsi notare da te e usa ogni mezzo possibile affinché tu vada a conoscerla. Pensaci, per quale motivo dovrebbe stare intorno a te e continuare a lanciarti questi sguardi fugaci, questi contatti visivi veloci? Proprio perché è interessata. Quindi agisci, amico mio. Prima di proseguire, ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Sono sicuro che almeno una volta ti sarà capitato anche a te. Conosci una ragazza e vedi che fra di voi c'è una certa complicità. Cominciate a scherzare, cominciate a ridere, cominciate a parlare anche di cose un pochino più personali. E in quel momento vedi che il suo comportamento cambia. Comincia con i classici abbracci, con le classiche coccole, volendosi sedere vicino a te. Quando fai una battuta comincia a picchiarti, a dirti dai scemo, comincia a cercare il contatto fisico per picchiarti, per spingerti. Ebbene, tutti questi segnali indicano un solo macro segnale, ovvero che lei sta cercando di accorciare le distanze. Più una donna cerca il contatto fisico, cerca di accorciare le distanze, più, detto a livello antropologico, è propensa ad accoppiamento. Quando una donna non è assolutamente interessata, tiene molta distanza a livello di dialogo, molta distanza a livello empatico, molta distanza a livello fisico. Quindi se una donna vuole avvicinarsi a te, non te lo devo spiegare io che cosa significa. In questo video ti sto dando una marea di informazioni utili, ma se ne vuoi ancora di più per dare una svolta completa alla tua vita sentimentale, ti consiglio Il Gentleman Seduttore, il mio nuovo libro. Trovi il link qui sotto in descrizione. Pensa a quest'altro scenario. Sei a un aperitivo con una ragazza, una cena, un qualsiasi contesto. Iniziate a parlare e senti una forte complicità, quella che si chiama una forte chimica fra voi due. Cominciate a parlare, a ridere, a scherzare. Intorno a voi potrebbe accadere di tutto, ma voi siete all'interno di una bolla immaginaria. Ebbene, in quel preciso momento potresti notare come lei cambi totalmente
la sua postura, cercando di rispecchiare quella che è la tua postura. Magari mette le mani come le metti tu, usa le espressioni che usi tu e soprattutto usa i modi di dire e gli atteggiamenti che utilizzi tu. Grande ciò! In quel momento che cosa sta facendo lei? A livello antropologico si sta calibrando su quello che potrebbe essere un eventuale leader. Significa che una donna ovviamente ricerca un uomo forte, un uomo che lei possa rispettare. E più lei pensa di poter rispettare un uomo, più stima quest'uomo, più lei ne viene attratta. Istintivamente, se viene attratta da quest'uomo, cerca di emularlo, usare un tipo di battuta che fai tu, un tipo di parola che usi tu, un tipo di gesto che usi tu, sicuramente implica che lei abbia un interesse importante nei tuoi confronti. Saper leggere il linguaggio del corpo di una donna è fondamentale. Perciò la prossima volta fai molta attenzione a riconoscere questi segnali, perché ci potrebbe essere una ragazza che aspetta solo che tu vada a conoscerla.